350 rievocatori, 35 appuntamenti in programma, 230 commercianti coinvolti e un corteo da 1200 persone. Sono questi alcuni dei tanti numeri da capogiro della tanto partecipata Fanum Fortune, la Fano dei Cesari, che ad una settimana esatta dal debutto ha stilato il successo con una conferenza stampa. Tantissime le ricostruzioni civili e militari che hanno contribuito a spedire il centro storico fanese in un viaggio nel tempo di 2000 anni fa, attirando nella zona del Pincio ed anche quella del centro storico circa 35.000 persone durante i 6 giorni della manifestazione. Ma guarda, sicuramente non ci aspettavamo di arrivare a questo risultato, pensavamo di fare una bella manifestazione, ma siamo andati oltre ogni aspetto che ci eravamo proposti. La città ha cambiato volto, era questo quello che volevamo fare per dare un qualcosa in più alla Fanum Fortuna, alla Fano dei Cesari, e per questo devo ringraziare una squadra veramente fortissima, l'ho detto, di ragazzi professionisti. Tantissima l'affluenza di pubblico durante i 2 weekend finali, quella della domenica ovviamente la più gettonata, con l'appuntamento imperdibile della Pompa Magna, con la parata storica seguita da quella delle fazioni e con il grande finale della Corsa delle Bighe. Il tutto sotto gli occhi di 6.000 persone presenti lungo l'anello e molti altri in diretta televisiva su Fano TV. Un crescendo di emozioni quindi che ha saputo attrarre l'attenzione del pubblico fanese ma anche di molti turisti. Sì, abbiamo visto che la riprogettazione della Fano dei Cesari, Fanum Fortune ormai, fatta in poco tempo, ha dato grandi frutti. Questo è piaciuta la didattica, è piaciuta la ricostruzione scientifica di alcuni ambienti, unito al divertimento, alle parate, ha creato un mix interessante, unito anche alle conferenze e alla visita di una città veramente romana, e quindi con un anno di anticipo pensiamo di poter registrare tutto quello che ovviamente aveva registrato dopo una prima edizione. L'evento, organizzato dall'amministrazione comunale, dalla Proloco di Fano, con la collaborazione della colonia Iulia Fanestris e Simmachia Lenon, dall'Associazione Genitori di Sant'Orso e dal Comitato Giovani, con il supporto della Regione, si rivedranno già dai prossimi giorni per fissare le date per l'edizione 2019. Ci abbiamo creduto, personalmente ci ho creduto molto, e oggi i risultati ci danno ragione. Quindi grande soddisfazione, e a questo punto la parola più semplice e significativa è arrivederci a luglio 2019.